Buongiorno, benvenuti tutti quanti alla rassegna stampa di oggi 12 luglio. Vediamo quali sono le notizie più importanti sui giornali. Beh, quella fondamentale, secondo i giornali che sono molto appassionati alla questione di Trump, è il cosiddetto Russia Gate. Vi dico che è una palla pazzesca, una cosa noiosissima. Quello che è successo oggi è che è stata pizzicata una email al New York Times in questa sua battaglia nella ricercare la verità sui rapporti tra Trump e la Russia. Insomma, ha beccato una mail in cui il figlio di Trump si sarebbe detto molto contento di rivelazioni che sarebbero arrivate dalla Russia su Hillary Clinton. Beh, insomma, io qui dico che si possono evitare, se non siete appassionati proprio del caso, le pagine di Corriere, di Repubblica, di tutti i giornali su questo Russia Gate, che interessa pochissimo perché è soltanto finalizzato a canalizzare l'odio che ha una certa stampa americana, anche comprensibile se volete, nei confronti del nuovo Presidente della Repubblica. Due sono le cose interessanti oggi sui giornali che vi consiglio: l'intervista del Corriere della Sera a Kupchan, che è un esperto di relazioni internazionali, già consulente di Obama, insomma dice in buona sostanza che non porterà all'impeachment e che non c'è nulla di così scandaloso. Ve la faccio semplice perché è più grave quello che è più denso quello che dice, però insomma se uno vuole informarsi si informa attraverso Kupchan. Ferraresi invece, che vale sempre la pena leggere sul foglio quando si parla di Trump, perché non ha una linea diciamo proprio ferrariana su Trump, mi sembra un po' più equilibrato rispetto al calcio nel culo che gli vuole dare Giuliano Ferrara a Trump. Beh, insomma, Ferraresi dice: beh, l'errore c'è stato ed è stato quello di non portare tutti questi documenti all'FBI quando facevano in tempo la famiglia Trump, come fece Kerry quando gli arrivarono delle notizie da un paese straniero, non mi ricordo su chi. Comunque, insomma, se leggete Ferraresi, questo c'è scritto. Non molto di più, direi, sulla Russia Gate. Interessante il nuovo, ci sono un po' di dettagli sul nuovo ambasciatore americano in Italia, che è stato uno di quelli che è salito per ultimo sul carro di Trump, però ha portato molti soldoni sul campo. Sul carro di Trump, è interessante capire quale sarà l'uomo che verrà in Italia per loro. Divertente oggi il pezzo, comunque interessante, potete condividerlo o no, quello di Angelo Panebianco che racconta il fatto che l'Italia è divisa tra sovranisti e come li chiama lui, cosmopoliti, insomma, la sindrome cosmopolista. Poi ne parleremo di un'altra di sindrome, quella di Travaglio, ma sostanzialmente gli italiani che non amano l'Italia perché non l'amano, perché non sentono nazione, perché siamo arrivati tardi italiani e soprattutto, a parte con una battuta fulminante, secondo me Panebianco dice: ci siamo resi conto che Macron vuole più il bene della Francia che quella dell'Italia. Sai che novità? È normale in un paese normale che la propria nazione voglia il bene di essa stessa per primi. Sulla questione migranti, ieri c'è stato un vertice a Varsavia, già a me diverte fantastico questa idea che la sede di Frontex, cioè dell'organizzazione che si occupa dei confini, soprattutto quelli marini europei, dov'è? A Varsavia, non a Lampedusa, non a Roma, non a Napoli, non a Salerno, non a Reggio Calabria, a Varsavia. Quindi i grandi casini arrivano nel Mediterraneo, non in Grecia, non in Turchia, ma Turchia non fa parte dell'Unione Europea. Cioè, a Varsavia, beh, noi dobbiamo andare in Polonia per discutere la questione che avviene nel Mediterraneo. Comunque, secondo le interpretazioni oggi di Repubblica, il summit che c'è stato ieri di Frontex a Varsavia avrebbe preso la palla al balzo per cambiare l'accordo tra i Triton, come si chiama Triton, non so come cavolo si dica, quello firmato nel 2014 da Renzi e che ci inchioda alla responsabilità di portarci a casa tutti quanti i salvati, i sommersi e i salvati del Mediterraneo. Interessante intanto vedere che poi con la missione Triton in realtà soltanto l'11% di questi emigranti clandestini vengono salvati, tutto il resto è per vie diverse rispetto a Triton. Comunque, l'idea dell'Italia, c'è scritto su Repubblica, continua a essere quella di usare altri porti nei momenti in cui c'è grande casino. Se volete vedere sul mio sito nicolaporro.it trovate tutte le giravolte fatte dalla sinistra sulla questione ONG, migranti. È una specie di conversazione da bar per potervi dare gli strumenti con i vostri amici di sinistra per dire: scusate, ma soltanto un mese fa che cosa dicevate? Quello che dice oggi la Boldrini lo ha forse sempre detto, che è il titolo del giornale ma anche di Libero, e cioè adesso la Boldrini sulla questione della spiaggia di Chioggia va avanti come spesso fa la seconda Camera, la Presidente della Camera, la terza carica dello Stato, e cioè dice che i partigiani si sentono offesi quando vengono a Roma e non so, vedono l'obelisco al Foro Italico. Quindi dice il giornale ma anche Libero, secondo la Boldrini bisognerebbe radere al suolo tutti i simboli del fascismo. Mi sembra che proprio oggi sui giornali ci siano le foto dell'Etiopia e delle capitali
capitali dell'Etiopia, rifatte completamente da edifici e palazzi fascisti che sono diventati, penso, l'unica cosa che ci sia in Etiopia, tutelati dall'UNESCO. Cioè loro, noi tuteliamo, l'UNESCO tutela questi edifici all'estero, mentre in Italia la terza carica dello Stato vuole distruggerli perché se no ci ricorda il fascismo. Mi sembra veramente, come ha detto ieri bene Facci sul Libero, peggio dei fascisti ci sono soltanto gli antifascisti. Su questo si innesta l'ultima questione che riguarda il fascismo, e cioè quella che io chiamo la sindrome di Travaglio. Oggi Travaglio, come ieri i giornali, come ieri Libero, come ieri tanti altri giornali, difende la posizione del Movimento 5 Stelle sulla questione del fatto che considera liberticida la norma di Fiano per evitare la propaganda fascista. Noi siamo d'accordo con Travaglio, siamo d'accordo con le critiche a questa norma liberticida, però ci siamo accorti di una cosa fondamentale, è una cosa forse l'uovo di Colombo, la sindrome di Travaglio. Sapete cos'è la sindrome di Travaglio? Il Movimento 5 Stelle fa una dichiarazione, il mondo politicamente corretto si arrabbia, il Movimento 5 Stelle viene difeso da Travaglio dopo due giorni sul Fatto, che è di fatti diventa l'organo di stampa, che è legittimo, figuratevi un po' voi, io faccio il vice direttore del giornale, non me ne stupisco, ma il vero organo di stampa del Movimento 5 Stelle è quello, è il Fatto, ma è a scoppio ritardato, dopo due giorni ci arriva. E quando Di Maio fa la dichiarazione contro le ONG, e Travaglio fa la campagna contro l'ONG, e con un certo imbarazzo, visto che sul giornale La Difesa fino a ieri Emergency e compagnia cantante, quando il movimento ONG c'è il problema delle Raggi, lui fa la difesa della Raggi dicendo guardate Lotti, quando c'è il problema dell'Appendino lui fa la difesa dell'Appendino perché dice ricordatevi Fassino. Tra l'altro un gioco di scambi tra la sindrome Travaglio e il Movimento 5 Stelle, in cui non si capisce se là lo dà Travaglio o il Movimento 5 Stelle, cioè l'uno dà gli strumenti all'altro per difendersi, che è legittimo, è perfetto. Basta leggere in questa logica i fondi di Travaglio, che o si occupano di giustizia, cioè tutti in galera, o di difendere il Movimento 5 Stelle con i pasticci che fa, o presunti tali, perché secondo me sulla questione del fascismo non c'è nessun presunto pasticcio, così come non c'è sull'ONG. La sindrome Travaglio oggi, per chi la vuole leggere. Gino Strada, a proposito di ONG, oggi si mette a piagnucolare su Repubblica. Voi sapete cosa è successo, lo sapete perché ve l'ho detto ieri, cioè sua figlia era presidente, a proposito di familismi, no? Di Emergency, una importante associazione culturale, di associazione di medici che difende e che tutela le persone più deboli nelle zone di guerra e le cura. Bene, Emergency, cioè aveva la figlia di Gino Strada, cioè del fondatore, che era presidente, viene fatta fuori, e oggi piagnucola, come si chiama? Gino Strada dice, ve lo leggo perché è incredibile, c'è una campagna che ci vuole danneggiare, c'è una campagna che ci vuole danneggiare, cioè la ONG più famosa d'Italia, ospite di tutti quanti, Teresa Mannino che si mette la cosa, Impregilo che gli vuole dare i soldi, Eni che gli vuole dare i soldi, gli stati che gli vogliono dare i soldi, Renzi che gli vuole dare i soldi, tutti che gli vogliono dare i soldi, piagnucola, c'è una campagna che ci vuole danneggiare. Ah Strada, ma quale campagna che vi vuole danneggiare? Avete fatto fuori tua figlia dalla presidenza della ONG, punto, ci sta che ci sono dei giornali, tra cui l'Espresso, non mi sembra un giornale anti-emergency che se la prende un po' con voi. Facile da capire, no? Il fascismo è proprio questo, pensare che si è talmente fichi che un giornale è talmente al di sopra delle parti che un giornale non possa raccontare il fatto che all'interno di questa cazzo di associazione c'è un problema, no? O non c'è un problema, visto che avete appena fatto fuori tua figlia che avete piazzato lì come presidente negli ultimi anni? Non c'è, non si può neanche dire un problema. Ieri hai minacciato le querele, oggi piagnucoli. A me sta bene, siete dei grandissimi operatori di pace, ma certo, nella gestione dell'informazione forse vi manca qualche rotellina, cioè l'informazione fa questo, indaga anche sulle cose che a voi non piacciono, no? Ci sta, oppure soltanto si può indagare sui politici, sui cattivi, sui malfattori o presunti tali secondo il vostro punto di vista. Continua, a proposito di campagne di stampa, continuano invece le indiscrezioni sulla lite tra Cattaneo e Vivendi. Cattaneo è l'amministratore delegato di Telecom e Vivendi è l'azionista al 24%. Ieri la Consob chiede delle spiegazioni, dice tutto a posto, non ci crede nessuno. Oggi il titolo più serio da questo punto di vista, o più inzichino da questo punto di vista a proposito di campagne, è proprio sul giornale che fa l'intervista a Gino Strada che piagnucola. Forse piagnucolerà anche Cattaneo e Vivendi, perché il titolo è il seguente: separati in casa.
l'amministratore delegato e l'azionista, cioè Cattaneo e Vivendi, sarebbero separati in casa. Le spalle di questi signori sono piuttosto larghe e sanno che questi titoli se li beccano in faccia più di una volta. Ultima cosa di cui vi voglio parlare è la relazione dell'AGCOM. Ieri ha parlato l'AGCOM, il suo presidente, bisogna vederlo, all'aria di un grande esperto giuridico, di un consigliere di Stato, di un professore, cioè uno che non ha mai lavorato in un'azienda, secondo me. Però magari mi sbaglio, magari è un grandissimo tecnologo che ha fatto delle start-up in Silicon Valley, dubito. Ma oltre a tutta la sua relazione, piena di numeri, piena di cose interessanti, tra l'altro il titolo del Corriere è quello più interessante, in Italia 4 persone su 10 non hanno mai usato internet, cioè mai potranno vedere questa zuppa, ma vi vedranno solo sul giornale e su Matrix. Ma detto questo, 4 su 10 non hanno mai usato internet, è il mestiere di questa agenzia dare anche dei numeri. Ma la cosa che mi sconvolge è che il rappresentante dell'AGCOM dice la seguente frase: sulle fake news ci vuole intervento normativo. Questa è una stronzata, questo è l'inizio dell'inferno. Se si pensa che ci voglia un intervento normativo sulle fake news, vuol dire Orwell, vuol dire controllare la rete, vuol dire permettersi di decidere che una notizia sia più o meno falsa. Luca Donadelle, quando diceva che l'immigrazione era fatta anche dalle ONG che andavano in Libia, veniva considerata una fake news. Dopo un mese siamo andati ai vertici europei dicendo la stessa cosa. Per carità! Per carità, per carità. Però se tu vedi il presidente dell'AGCOM capisci che la cultura da cui proviene non è certo quella di internet, ma è quella della legge, è quella delle norme, è quella del consigliere di Stato, è quella di Roma, è quella che ci sta mandando a puttane. Per cui se una norma, ci vuole una norma per tutto. Vabbè, c'era un'altra cosa che mi ero segnato. Ci sarà oggi la fiducia sul decreto banche, il Movimento 5 Stelle è contrario, domani leggeremo il perché nel fondo di Travaglio. Intervista a Mustier, che è l'amministratore delegato di Unicredit, dice tante cose. Lui ha fatto un aumento di capitale di 13 miliardi, insomma l'ennesimo aumento di capitale di una banca italiana, però l'ha chiesto ai privati, non allo Stato. La cosa che mi piace di questa intervista di Mustier è un paragrafino soltanto in cui dice che Unicredit su Alitalia, che ha deciso ora di non partecipare al bando per fare la continuità territoriale con la Sardegna, e fra un secondo vi spiego cos'è, Mustier dice, cosa dice Mustier? Che su Alitalia ci ha smenato 500 milioni di euro. 500 milioni di euro, quando pensate alle banche cattive, brutte, eccetera? Certo, Alitalia gli aveva chiesto forse la politica di entrare, ma le banche purtroppo intervengono e perdono dei soldi in operazioni come quelle di Alitalia, soltanto per ragionare come queste banche cattive, brutte e cattive, ogni tanto perdono dei soldi vostri, e quindi bisogna che su questo stiano molto attenti a finanziare, non so, Alitalia. Poi dicono, finanzia l'Italia, se non la finanzi succede un casino, se la finanzi parte di 500 milioni, poi però devi fare, insomma, un bel casino. Oggi decreto di fiducia, vi volevo dire cos'è che mi ero dimenticato, che Mustier fa questa, vabbè, insomma, me lo sono dimenticato, e poi è molto divertente l'ultima battuta, pure dice che Milano si sta un po' avvantaggiando dalla Brexit, se lo dice Mustier. Insomma, un'intervista, diciamo, ottimista dell'amministratore delegato di Unicredit. Concluderei con la sfiga di dover fare una rubrica ogni giorno. Bisognerebbe vietare per legge, se fossi della AGCOM, così direi, ma me ne frego di dirlo, sarà il mercato che lo decide, non certo una legge, bisognerebbe vietare per legge, è una battuta, di dare le rubriche ai giornalisti, cioè obbligare i giornalisti di scrivere tutti i giorni in prima pagina, ad esempio. Oggi Gramellini scrive in prima pagina un pezzo incomprensibile in cui mette un fatto suo personale con un fatto che riguarda terzi, a una che gli rubano il telefonino e i poliziotti glielo ridanno indietro, che è una cosa che avviene, succede, l'Italia non fa solo schifo, e lui dice che bella storia questa. E lo aggancia al suo caso personale in cui arriva invece una telefonata perché avevano clonato il cellulare a qualcun altro. Insomma, mette insieme pere e mele, non si capisce. Io però ho timore, ho pena di queste persone che sono obbligate tutti i giorni a dover scrivere una cosa intelligente sulla prima pagina dei giornali. Almeno Gramellini, a differenza di Serra, non gliel'hanno messa sopra alla testata. Bene, direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento a domani. Ciao!